Nel caso la videocamera non inquadrasse a duopo, causa Pac-Man notturno e prosecco, gli occhi di Miss Micole ronchi, è meglio che rimangano coperti. Grazie per la comprensione, Micole. Micole si è prestata, nonostante tutto, a fare questa intervista per New Notizie. È provatissima, in quanto ieri ha festeggiato il suo compleanno, 74, è corretto? 72. 72, pardon. Provatissima, e nonostante questo, lei è qui. Chiaramente è qui come può, anche perché ha anche una certa età, e quindi ha indetto questa sorta di sciopero. Speriamo, prima o poi quel cartello scenda, di modo che la maggior parte dei visitatori maschili del sito possano anche apprezzare le sue grazie. Benissimo. Tu nasci a Monza nel 1938, appunto come dichiari. Inizi come modella, immagino. Sì, ho iniziato come modella per pagarmi gli studi, fondamentalmente. Sì, era un modo come un altro per avere poi tempo per studiare, per preparare gli esami. Alla fine non scatti tutti i giorni, quindi a me andava benissimo come carriera, temporanea, ovviamente. Poi arriva Playboy. Arriva Playboy in modo direi inaspettato in realtà, nel senso che io chiaramente non mi aspettavo di fare Playboy, paradossalmente mi ha convinta mia madre a farlo, perché beh, dopo aver indagato su che tipo di servizio volevano fare, che tipo di fotografo, che styling, che mood, insomma, volevano seguire. Mi sono resa conto che alla fine hanno fatto che non avrebbero scandalizzato nessuno e mia madre mi ha detto: senti, non fare la sciocca e vai. Se non vai tu, guarda, vado io. Mia madre è piuttosto prestante. E poi un ulteriore salto arriva con Piero Chiambretti, il quale ti sceglie come coniglia imperiale. Tu sei la coniglia imperiale. Sono passati dei passerotti sulla tua testa in questo momento, perché tu sei la coniglietta, sei bucolica, quindi gli animali li attiri come Biancaneve, come coniglia imperiale per il Chiambretti Night. Come avviene questo? Questo avviene dopo l'uscita di Playboy, del mio numero di Playboy. Io sono Miss Febbraio 2009, penso che lo rimarrò ad vitam. Sono stata chiamata dalla redazione come ospite volante e la mia intervista è andata, posso dire, bene, cioè bene al punto che Piero Chiambretti ha deciso poi di assumermi, adottarmi come proprio cast fisso. E quindi sono diventata la coniglia dondolante. Di recente mi è venuto in mente che potrei anche definirmi swinger, da swing, che la musica è anche l'altalena, no? I'm a swinger, io dondolo. Cosa fai alla vita? Ah, io dondolo, guardi, dondolo. Quindi al momento appunto tu sei l'imperiale coniglia, ma Esatto. noi che abbiamo molta fiducia in te, noi di New Notizie crediamo in te, abbiamo come il sentore che oltre che essere una swinger, come dicevi tu, non lo so, c'è nell'aria qualcos'altro secondo me. Sì, internet spettegola. Beh, in teoria anche in pratica, in realtà avrei una. Sono stata anche lì per miserabile fortuna dondolante, assunta, reclutata tipo soldato al fronte per un film le cui riprese cominceranno a giugno, con la partecipazione di un grande attore come può essere Maurizio Casagrande, ad esempio, e sarà un'ottima scuola. Ringrazio adesso il regista, mi bacio i gomiti, grazie della possibilità. Benissimo. Adesso dobbiamo affrontare un discorso un po' pesante. La scomparsa. La scomparsa di Fiammetta. Io non ne so assolutamente nulla in realtà, mi spiace dover deludere il pubblico, ma in realtà penso che lei stessa abbia comunicato alla stampa più o meno cosa è successo. Io sinceramente, nonostante lei sia la mia compagna di camerino, cerco di non entrare nelle sue questioni lavorative perché essendo comunque un'amica, se me lo vuole raccontare lei bene, ma io in realtà se posso non saperlo sono più contenta. Abbasso il cartello perché avrete capito tutti che ieri ero ubriaca come una spugna e oggi ho l'occhio da panda. Quindi adesso fondamentalmente, cioè ci spiace per Fiammetta, però il camerino è tutto tuo.
adesso tendenzialmente il cammino è tutto mio, però più ammetto mi manca molto, perché abbiamo passato svariate ore in panciolle in camerino con i piedi sulle sedie, sedute sul divano ad aspettare il nostro, ad aspettare che ci chiamassero per entrare in scena. Io tutta truccata con la parrucca bianca e lei tutta truccata con giustamente i capelli biondi al vento. Quindi. Allora, partiamo dall'estetica, Nicole. Sfruttando il fatto di poter fare un discorso più o meno lucido e lontano dalle risposte stereotipate che spesso le bellissime forniscono. E guarda, questo le bellissime forniscono sottintende che io ti sto facendo l'ennesimo complimento facendo dei grattini al tuo ego. Sopravvive l'idea che mercificare il proprio corpo sia una sorta di prostituzione implicita. Anche se così fosse, tu, donna dotata di ironia e ragione, trovi che sia oggettivamente così grave fissare un prezzo a qualche lembo di superlativa, peraltro, carne? Non è forma di prostituzione ben peggiore e più diffusa svendere il proprio ingegno e il proprio pensiero? C'è una risposta che richiede tempo, secondo me. Io ho mercificato il mio corpo? Probabilmente sì. Come probabilmente in realtà l'avrebbero fatto molte altre donne al mio posto, che se lo possono o meno permettere. Io l'ho fatto con ironia e l'ho fatto senza aspettarmi niente. Io l'ho fatto ho posato su Playboy per pagarmi un mese di affitto proprio, sempre detto, sempre dichiarato, e non avrei mai pensato che una scelta così piccola potesse cambiarmi la vita. Io mi reputo comunque abbastanza fortunata, perché dal pubblico femminile ho sempre raccolto molti consensi, ed è la cosa più importante probabilmente, cioè che il pubblico che appartiene al tuo stesso sesso comunque ti in qualche modo elogi. Ho mercificato il mio corpo, sì, con ironia. Non mi prendo mai sul serio, in effetti. C'è anche da dire che lavorando in questo ambiente, ma in generale lavorando, mi rendo conto che c'è sempre una domanda e c'è sempre un'offerta. Allora, se vogliamo tagliare la testa al toro, mi chiedo io se non ci fosse più offerta, se la domanda non cambierebbe. Ovviamente in realtà l'offerta ci sarà sempre. E l'offerta non è un mercificare il proprio corpo in modo buffo come posso fare io. No, è che viene mercificato in modo più che serio. Quindi è giusto o sbagliato? Di fondo probabilmente è sbagliato, di fondo. Perché è sbagliato? Così come mercificare il proprio pensiero, in realtà. Esatto. Non cambia nulla, quindi... Non c'è una gravità maggiore sul pensiero? Sul pensiero c'è una gravità ben maggiore, perché il tuo corpo prima o poi ti abbandona. Cioè, né io, né te, né altre donne dello show business rimarranno così belle in eterno. No, assolutamente. Secondo me comunque la mercificazione del pensiero è ben più grave, molto più grave. Eppure, soprattutto io non ultimamente stavo riflettendo sul fatto che si parla di mercificazione del corpo della donna adesso, ma c'è da sempre, c'è dagli anni 20, dagli anni 30, voglio dire. Allora non so cosa dovremmo dire a Marlene Dietrich, che ha posato più volte in abiti molto succinti o quasi nulli, non so, dovremmo, lei che è un'icona, sì, che anche di classe e di stile, oltremodo, anche di classe e di stile, ha, cosa devo dire a Marlene Dietrich, che ha mercificato il suo corpo. Io personalmente la adoro come artista, se questo suo mostrarsi ha fatto parte in qualche modo della sua arte, della sua carriera, va bene, okay.